è un fan rock? Cioè, qual è il suo rapporto con la musica rock? Ma a me piace perché è anche la musica della mia generazione, ma poi il sindaco non deve avere le sue personali preferenze, deve cercare di essere interprete dei gusti, delle tendenze, della storia di tutti, quindi in questo senso il rock è parte della nostra storia. C'era stata una domanda che poi non ha avuto risposta: il museo, quando la collezione tornerà a Milano definitivamente nel 2015, dove pensate di fare? Avete già identificato un luogo? Allora, questa che è la più importante collezione europea del rock sarà un museo nella nostra città, arriverà per l'Expo 2015 e sarà alla Fabbrica del Vapore. A proposito di Expo, oggi i giornali titolano "La regione fa marcia indietro, non c'è ancora questo benedetto decreto", cosa sta succedendo? Io oggi sono qua per questa straordinaria iniziativa. Milano è una città all'avanguardia in mille settori, in questo caso nel dare casa al museo del rock con una mostra straordinaria, con pezzi unici, Jimi Hendrix, John Lennon, tutta la storia del rock dagli anni 50 agli 80-90. Sono fiera e orgogliosa di questa mostra che aprirà settimana prossima in Duomo col parere positivo della sovrintendenza, e quindi oggi festeggiamo questa iniziativa che mostra come Milano sia all'avanguardia in Italia e probabilmente in Europa su questo tema. Ecco, a proposito di rock, scusi, parafrasando Celentano, si può dire che Milano è rock e la metropolitana è lenta? Ma diciamo che Milano è una città rapida e veloce e tutti si devono adeguare, anche la metropolitana si dovrebbe adeguare un pochino di più, stiamo lavorando anche per questo. Quali sono i gruppi preferiti del sindaco di Milano? Beh, forse la mia generazione è quella dei Beatles, quindi probabilmente i Beatles. Sindaco, ma come si coniuga questo progetto con i temi dell'Expo? Anticipando quelle che poi sono state delle decisioni dei capi di Stato e di Governo nel 2000 che hanno sottoscritto gli impegni del millennio, quindi ridurre la fame e la povertà nel mondo. Già a fine anni 60, inizi anni 70 abbiamo delle testimonianze di artisti straordinari, appunto come John Lennon per esempio, che insieme a Yoko Ono aveva mandato delle ghiande per la pace a tutti i capi di Stato e di Governo, aveva fatto un piatto che si chiamava Food for the Planet, cibo per il pianeta. E quindi io credo che in questo senso la creatività, la capacità degli artisti di guardare avanti sia un insegnamento per tutti noi, quindi in questo senso una musica che ha anticipato le grandi criticità che stiamo vivendo e che stiamo cercando di risolvere dando un piccolo contributo che è dato dai progetti che Expo sta sviluppando per gli oltre 150 paesi con i quali stiamo lavorando. Domani in conferenza stampa si è toccato anche il tema della droga. Lei ha chiesto un incontro al prefetto proprio su questo tema. Secondo lei c'è un'emergenza a Milano? Sì, c'è a Milano come c'è in tutte le grandi città. Ho parlato con il ministro Maroni ieri e stiamo organizzando un incontro in prefettura per non la prossima settimana, quella successiva. Domani si vedrà qua a Roma per l'Expo? Oggi parlo di Roma.